Terra Nostra, il titolo dell'ultimo lavoro dei Nova Musa, l'eclettica orchestra che propone una fusione di musica classica e tradizionale suonata con strumenti popolari e da orchestra. Un anno di lavoro dedicato a composizioni, arrangiamenti e viaggi ha dato vita a un omaggio dedicato alla propria terra di origine, il Molise. I brani raccontano di luoghi, tradizioni e riti, evocando attraverso i suoni l'identità di una terra per lo più sconosciuta. I 7 musicisti di Nova Musa provengono da formazioni differenti, classiche e popolari. Ognuno apporta un proprio contributo originale, frutto di influenze variegate e background artistici di spessore. Le tematiche del nostro disco sono in pratica quelle che da tanti anni cerchiamo di perseguire, sia io che gli amici del gruppo. Questo nuovo gruppo si chiama Nova Musa. Nova Musa significa nuova zampogna. E questa zampogna così particolare che è capace un po' di arricchire il repertorio tradizionale. La nostra musica vuole dar significato, vuole sicuramente rivolgersi alla nostra terra, al nostro Molise. Non a caso il disco si chiama Terra Nostra. Tutti i titoli dei brani e le esecuzioni e gli strumenti che concorrono appunto a formare questo disco in pratica rievocano un po' il nostro Molise e tutte le nostre tradizioni. E gli strumenti che sono presenti nel disco, quindi nel nostro gruppo, sono essenzialmente quelli che ci rappresentano di più, in particolare la zampogna, che forse tutti sapete che in pratica è uno strumento tipicamente molisano, ma non solo la zampogna, anche l'organetto e le percussioni. Con il suo repertorio inedito e innovativo dedicato alla zampogna, Terra Nostra è un progetto artistico di Piero Ricci, che racconta il Molise e la sua cultura con linguaggi nuovi, attraverso un album che si offre al pubblico conservando una forte e coinvolgente identità distintiva.